Halloween è alle porte e non poteva mancare un video a tema sul mio canale. I videogiochi Nintendo sono celebri per essere del tutto innocenti e rivolti ad un pubblico giovane, niente di più errato, come vedremo tra poco. Infatti, oggi vi andrò a mostrare la mia top 5 personale dei luoghi più spaventosi ed inquietanti presenti nei videogiochi Nintendo. Prima di iniziare con il video, vi invito come sempre, se gradite questo genere di contenuti e volete supportarmi, a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e lasciare un commento, azioni importantissime per l'algoritmo di YouTube. L'Out of This Dimension è una misteriosa dimensione che si trova al di fuori dello spazio conosciuto del sistema Lylat. Ad aumentare il mistero che si cela dietro quest'area, va ricordato che non appare nessun altro titolo di Star Fox. Per entrare in questa dimensione oscura non segnalata sulla mappa, dovrete scegliere il percorso in basso una volta iniziato il gioco e raggiungere la zona con gli asteroidi. Quest'ultimi saranno i principali ostacoli che incontrerete nel livello. In particolare ce ne sono due di dimensioni molto maggiori rispetto agli altri. Il primo passerà alla vostra sinistra. Il secondo, quello fondamentale per il raggiungimento della zona segreta, passerà sulla destra. Una volta colpito abbastanza volte il grande asteroide a destra, da esso salterà fuori un misterioso uovo. Una volta esploso apparirà uno strano volatile ed una volta toccato si giungerà nella dimensione in questione. La zona è costituita da uno spazio nero con lune con un inquietante sorriso di varie dimensioni e stelle in terrificante stile cartoon. I nemici di questa zona saranno degli aeroplani di carta, ed a rendere il tutto ancora più inquietante è la continua distorsione dello sfondo durante il livello, che si interrompe solo quando il giocatore sconfigge il boss finale, una slot machine. Per sconfiggerla dovete ottenere una serie di 3 sette, dopodiché partiranno i titoli di coda, al termine dei quali apparirà la scritta The End, con le varie lettere ruotate. Anche sparare alle lettere, posizionandole in maniera corretta, non servirà a progredire nel gioco, dal momento che dopo pochi istanti apparirà la stessa scritta con le lettere nuovamente ruotate. Non avrete altra scelta, una volta entrati sarete intrappolati in questa dimensione per l'eternità. Non c'è alcun modo di uscire da essa, se non quella di andare incontro ad un volontario game over facendosi distruggere dalle navicelle nemiche, al fine di ritornare nuovamente all'inizio di questo eterno livello, in un loop senza fine. Lavandonia è una città situata a sud-est di Kanto, che è nota per ospitare il più importante cimitero della regione, la Torre Pokémon, all'interno della quale gli avvistamenti di fantasmi sono all'ordine del giorno. Tale cimitero è costituito da 7 piani, ognuno dei quali ospita tantissime tombe di Pokémon defunti. Uno degli aspetti più inquietanti è senza ombra di dubbio lo spettro di una Marowak, uccisa mentre stava cercando di proteggere il suo cucciolo di Cubone, che infesta la torre finché il giocatore non riesce a liberare la sua anima. Il luogo è diventato talmente celebre da dare origine a quella che viene definita come Sindrome di Lavandonia. Si tratta di una leggenda che riguarda la correlazione di una serie di casi clinici e morti in tutto il Giappone ed appunto i giochi Pokémon di prima generazione. I primi casi di tale sindrome infatti sono stati riportati dopo pochi mesi dalla pubblicazione di questi titoli. I sintomi predominanti erano mal di testa e forti emicranie, sanguinamenti da occhi ed orecchie, sbalzi d'umore e irascibilità, isolamento e tendenze suicide. Il tutto era dovuto ad alcuni fenomeni visivi, ma soprattutto ad un particolare fenomeno audio, il Lavender Town Tone. Furono proprio le frequenze del tema di Lavandonia la causa di disturbi psichici e fisiologici diagnosticati a centinaia e centinaia di bambini. Volevano creare un gioco che lasciasse il segno, a detta di un membro del team di sviluppo. E più di 20 anni dopo, si può affermare con certezza che l'oscura Lavandonia sarà davvero difficile da dimenticare.
in Earthbound, durante la nostra avventura arriveremo a Forsythe, all'apparenza una normalissima città. Tra le tante attrazioni troveremo un teatro, un supermercato, fino anche un museo. Tuttavia, il lato più oscuro della città verrà svelato solamente quando esplorerete il retro della parete del Jackie's Café. Improvvisamente vi ritroverete in un'altra dimensione dove nulla è ciò che sembra. Oltre ad essere un luogo oscuro e pericoloso, Moonside è anche una dimensione parallela a Forsythe, dove ogni cosa è invertita. A partire dai nemici che sembrano incubi contorti fino ad arrivare ai misteriosi abitanti. Alcuni di loro diranno inquietanti frasi apparentemente senza senso, mentre altri vi teletrasporteranno in determinati punti di interesse. Una volta completato il giro della città tramite una specifica sequenza di teletrasporti, vi ritroverete in una stanza buia senza porte. In quello che sembra un vicolo cieco senza vie d'uscita, incontrerete un'ombra che si unirà a voi e vi permetterà di passare oltre un uomo che fa da guardia, che normalmente vi impedirebbe di proseguire nel gioco. Nemmeno il linguaggio è rimasto invariato a Moonside, di conseguenza dovremo prestare attenzione anche alle nostre risposte, dal momento che in questa dimensione il sì significa no ed il no significa sì. Per finire, rendono il tutto ancora più misterioso e terrificante anche la musica distorta ed i nemici, come i dranti infuriati che nell'overworld appaiono come fiamme o quadri che si stanno sciogliendo, come nell'opera La persistenza della memoria di Salvador Dalí. Elementi così comuni, ma per questo così creepy. Il secondo posto di questa rubrica è occupato dalle terre di Moritia di Xenoblade Chronicles 2. Nel capitolo 8 del secondo Xenoblade giungerete alle terre di Moritia, un luogo in rovine situato al di sotto del mare di nuvole accanto alle radici dell'albero del mondo. Già solo la vista di questo territorio desolato è sufficiente a far venire i brividi. Tuttavia, c'è ben di più da temere. Le terrificanti creature che abitano tale posto, che vi attaccheranno non appena percepiranno la vostra presenza. Ma in realtà, in tutta questa atmosfera creepy, l'aspetto veramente inquietante è un altro. Dal momento che sarà raccontato un retroscena svelato solamente nell'ultimo capitolo, continuate con il video solo se avete finito il gioco. Ebbene, nel decimo ed ultimo capitolo, quando giungerete in cima all'albero del mondo, incontrerete l'architetto, il quale spiegherà che quella zona distrutta e piena di creature orribili un tempo brulicava di vita, rivelando che non è nient'altro che ciò che rimane della Terra, del nostro pianeta, dopo l'interazione col Varco, portale che collega vari universi tra loro, che doveva rimanere inviolato. Il luogo più macabro del gioco è proprio il nostro mondo, andato distrutto in un anno indeterminato di un periodo ben specifico, il XXI secolo, esattamente quelli in cui stiamo vivendo. Il primo posto dei luoghi più creepy nei videogiochi Nintendo è occupato dal fiume Stygie di Super Paper Mario. Prima di proseguire, vi informo che ci saranno grossi spoiler sulla trama del gioco, quindi se ancora non l'avete completato, procedete a vostro rischio e pericolo. Mario giunge nel mondo di Giù, l'oltretomba del suo universo, dopo che il regno d'estate è stato risucchiato nel vuoto e che Dimenzio sembra apparentemente uccidere Peach e Bowser. Si tratta di un regno riservato ai peccatori che hanno raggiunto il Game Over, strettamente basato sui prati di Asfodelo nell'Ade della mitologia greca. Il fiume Stygie stesso è un palese riferimento al fiume dell'Odio, uno dei cinque fiumi presenti negli inferi secondo la mitologia greca e romana. Secondo la leggenda, lo Stygie si estendeva in nove grandi meandri che formavano una palude, chiamata appunto Palude Stygia, che ostacolava la strada per arrivare al vestibolo dell'oltretomba. La potenza di tale fiume era tale che persino gli dei la temevano. Se un dio era sospettato di mentire, Zeus gli faceva bere una brocca d'acqua di questo fiume e qualora Stygie avesse scoperto che aveva mentito, il dio passava un anno in coma e nove anni lontano dai simposi. Allo stesso modo, in Super Paper Mario, il fiume è pieno di mani fantasma che tentano di trascinare nei suoi fondali chi ci va a nuoto. Per evitare queste creature e oltrepassare il fiume in sicurezza si può pagare il traghettatore Garonte, ispirato al famoso Caronte, il traghettatore del fiume Acheronte.
Come se tutto questo non fosse abbastanza, una volta raggiunto il fondale del fiume, nella musica di sottofondo inizieranno a comparire strani suoni, ed ascoltandoli attentamente si potranno distinguere frasi raccapriccianti come: salvaci, salvaci per favore, peccati antichi, aiuto, fermati, non andare, oscuro, tortura, ci odi, ci hanno portato qui, nel fiume, gli antichi ci hanno ucciso, ci hanno tradito. Chi sono le anime nel fiume? Per quale orribile avvenimento sono lì? Rimarranno domande senza risposta, ma quel che è certo è che il fiume Stige si attesta come il luogo più macabro e terrificante mai visto in un videogioco Nintendo. Questa era la mia personale top 5 delle location più spaventose nei videogiochi Nintendo. Quali dei 5 luoghi che ho mostrato avete trovato particolarmente inquietante? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ma soprattutto scrivetemi la vostra top personale. Vi ricordo che per rimanere sempre aggiornati sulla pubblicazione degli ultimi contenuti potete seguirmi, oltre che su YouTube, anche su Instagram e TikTok, di cui trovate i link in descrizione. Tempo fa registrai un video sui migliori indie sconosciuti per Nintendo Switch, che paradossalmente sono anche creepy e quindi in pieno stile Halloween. Se volete recuperarlo, ve lo faccio comparire in sovrimpressione. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!